Donald Trump, Boris Johnson, Matteo Salvini ed ancora Orban, Bolsonaro. Che cosa hanno in comune questi nomi? E se vi dicessi sovranismo? Dopo la sigla ne parliamo con l'alieno gentile. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile. Seconda puntata dell'Economia per tutti, io sono Massimo Labbate, sono a Manchester, a Milano c'è l'alieno gentile, come sempre. Ciao alieno, come stai? Ciao Massimo, tutto bene, tutto bene. Ok, avevamo, diciamo, iniziato un discorso, abbiamo deciso di fare delle puntate comunque rapide per mantenere poi l'attenzione viva più che annoiare nei No, nostri annoiare 25 guai, minuti. assolutamente. Annoiare mai, e quindi riprendiamo un po' quello che è il discorso iniziale della nostra prima puntata, che partiva dalle elezioni, partiva da Trump, da Biden, e lo faccio, diciamo, magari agganciandoci a quella che poi è stata una stagione, quella di Trump, che allargando l'orizzonte può essere una stagione, che è legata a tanti fattori. Una parola fra tutte, sovranismo, una parola di cui si parla tantissimo negli ultimi anni. Se andiamo a leggere sul dizionario, si parla di difesa o riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o stato, più semplicemente. Però, devo dirti la verità, questa parola nella Treccani, l'ho presa da Treccani, è stata inclusa solo nel 2017, perché prima il sovranismo era tutt'altra cosa. Quindi stiamo parlando già Cos'era? E cos'era? di... E prima era molto molto più lunga, ho provato a leggerla, era una cosa che non era né destra né sinistra, insomma, era un qualcosa su cui magari ci possiamo soffermare. Però diciamo, adesso viene, quando si parla di sovranismo, più che altro si parla di un concetto di estrema destra, parliamo così, così viene, ma non direi, perché Mica tanto, cioè nel senso sicuramente c'è una frangia di destra che si riconosce in un approccio sovranista, no? Però, come dire, è una cosa molto accarezzata anche da posizioni molto a sinistra. In Italia mi vengono in mente almeno un paio di rappresentanti politici insomma, di sinistra a sinistra, che hanno, come dire, velleità sovraniste. Importanti, no? Non so se ce lo vuoi pelare, non ce lo vuoi dire. No, vabbè, ma non è poi così tanta importanza quali Non è importante. siano. Allora, facciamo un attimo la geografia di questo sovranismo, me li sono un po' appuntati. Ovviamente il campione del sovranismo forse mondiale è Trump, non fosse altro che il presidente degli Stati Uniti, per importanza mettiamo lui. Il suo cuginetto, si potrebbe dire, è Boris Johnson, Sì, si beh, potrebbe dire, no? sicuramente essendosi auto, come dire, proclamato emblema della Brexit, della realizzazione della Brexit, e quindi come dire, dell'isolamento del continente, no? Da parte dell'isola britannica, sì, possiamo metterlo sicuramente tra gli alfieri. Che poi, se proprio vogliamo dirla, ancora prima di Boris Johnson, i veri sovranisti inglesi dovrebbero essere quelli della UKIP, poi, che poi Sì, sono esatto, Farage. completamente Farage, che poi sono completamente svaniti, poi magari ci possiamo Ma arrivare. secondo me Farage è svanito per una banale ragione, che lui ha spinto tanto per questo referendum, perché sperava di perdere di poco. Infatti, invece ha Cioè, vinto e quindi assolto la missione. il casino che ha vinto c'era poi come dire, una questione da gestire, e ovviamente, come dire, non era suo interesse, per cui il giorno dopo aver vinto si è dimesso, guarda un po'. Assolutamente. Poi abbiamo il partito di Marine Le Pen in Francia, la sovranista francese, si potrebbe Sì, dire. diciamo lì ovviamente la questione sovranismo è un po' strumentale a una posizione politica preesistente e di base, che è quella, come dire, di un patriottismo, nazionalismo di destra, che col sovranismo si sposa molto bene, però come dicevamo prima, sovranismo poi si può prestare anche ad altre logiche, non necessariamente di nazionalismo di destra, Certo, ecco. e infatti è per quello che poi il sovranismo cambia, diciamo,
veramente un po' dappertutto in Europa, ad esempio partiti di governo come l'Ungheria e la Polonia si potrebbero definire sovranisti, ma fino a un certo punto, considerando che poi dall'Europa hanno una gran voglia di prendere i quattrini. Eh beh, sono percettori netti, quindi chiaramente, come dire, per tanto che danno, molto di più ricevono, quindi diciamo che certi ragionamenti presunta, come dire, quando si reclama sovranità ha molto più effetto, e sembra avere molto più senso quando lo si fa da posizioni di invece contributori netti, come l'Italia, per esempio. Assolutamente. Ho preso per esempio l'Europa perché poi quello che per noi italiani è il vero e proprio sovranismo italiano è partito poi con l'affermazione della Lega Salviniana, perché la Lega prima era un'altra cosa, con questo no euro, con ecco, soprattutto dal punto di vista economico. Sì, sì. Dall'euro. In Europa, sicuramente, essendoci una valuta comune, una unione monetaria imperfetta, molto imperfetta, il sovranismo è soprattutto un tema di sovranità monetaria, no? E quindi di reclamare, come dire, il diritto di battere moneta in casa propria, come se questo rappresentasse, come dire, un vantaggio indiscutibile e oggettivo, e invece demandare la moneta a Bruxelles, a Francoforte, anzi, rappresentasse, come dire, una rinuncia de facto, con solo svantaggi e nessun vantaggio. Ecco, ma come siamo arrivati fin qui? Cioè, come si è arrivati al trionfo? Qualcuno dice che tutto parte dalla crisi del 2008, la crisi che ci ha pesantemente cambiato. Ma quello è il detonatore, secondo me. Quello da cui parte è quello da cui parte ogni evento di carattere economico, cioè la natura umana. Dunque, nello specifico, la pigrizia dell'essere umano fa sì che le risposte più semplici, quelle che danno, quelle che sembrano appagare con meno fatica un'esigenza, sono quelle che generalmente vengono predilette. Quindi è molto complicato capire la questione del debito pubblico, del perché avere un elevato debito su PIL sia una cosa grave o non grave da correggere, che denuncia chissà che cosa in termini di gestione del bilancio pubblico, perché io contribuente devo capire tutte queste cose, farmene carico, è una roba che mi opprime, che faccio fatica a gestire, e soprattutto faccio fatica a comprendere come posso risolvere questo problema, perché io nel mio, come individuo, non lo posso risolvere, è talmente sopra di me, talmente più grande della mia comprensione e anche della mia capacità di inferire in qualche maniera su questo, che lo vivo soltanto come una cosa che mi opprime e che mi chiede di ribellarmi in un certo senso. E quando mi arriva il pifferaio di Hamelin e mi dice che c'è la possibilità di risolvere questo problema, basterebbe soltanto che qualcuno da fuori dicesse di sì, ecco che, come dire, il fatto che qualcuno non dica quel sì mi fa percepire come se ci sia un elemento cattivo che sta evitando di far realizzare il mio sollievo. Quindi, in buona sostanza, la colpa è dell'euro, la colpa è di questa moneta, dobbiamo tornare ai fasti della lira, quando avevamo la lira. In realtà, quando avevamo la lira non è che stessimo poi bene, ma la gente ha quasi la sensazione che prima si stava meglio. È sempre così, in un certo senso, perché il passato, quando è presente, è colmo di incertezze, di incognite. Noi in questo momento abbiamo davanti l'incognita che al 31-12 si realizzerà la Brexit, cosa succederà non lo sappiamo, poi abbiamo l'incognita di questo, che ne so, di questo Parlamento in Italia, reggerà, sarà questo Parlamento ad eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, oppure cadrà questo Parlamento, avremo delle nuove elezioni, quello che vuoi, possiamo avere un sacco di incognite, peraltro alcune non conosciute, no? All'inizio dell'anno scorso mai avremmo pensato di dover gestire una pandemia nell'arco del 2020, quindi ci sono sempre delle incertezze davanti su,
su cosa, come andranno le cose, cosa succederà, e queste incertezze spesso, come dire, ci spaventano e ci fanno, come dire, rimpiangere, ci fanno creare nostalgia per il passato, le cui incertezze oggi sono risolte e quindi ci sembrano non esistere più. Il passato, siccome sappiamo benissimo lo sviluppo delle cose, ci sembra che sia molto deterministico, no? Le cose sono accadute così perché prima è successo questo, perché prima è successo quest'altro, e quindi, come dire, c'è un filone logico conseguenziale, tutto molto rassicurante, tutto molto facile. Sembra sempre un passato migliore, nonostante poi a guardare gli indicatori probabilmente questo momento storico economico pre-pandemia forse nella storia dell'umanità non, quando ci si è stati meglio di questo tempo nella storia dell'umanità mai. Beh, certo, a livello di umanità assolutamente mai. Però diciamo sempre, ne parliamo sempre male perché lo stiamo vivendo. Sì, ma ripeto, il presente è, come dire, è pieno di incognite. E se vuoi, è anche, come dire, il segreto dell'evoluzione, no? Cioè, non essere contenti del presente e temere il futuro fa sì che tu assuma dei comportamenti, questo a livello collettivo soprattutto, no? Che vanno verso il progresso, perché cerchi di difenderti da ciò che ti spaventa, da ciò che ti preoccupa nel presente e nel futuro, no? Altrimenti non ci sarebbe progresso. Se ci adagiassimo sul va bene com'è, non avremmo la spinta a cercare di migliorare. E quindi accade che il mondo, da essere aperto, parlo magari degli anni 80, fine degli anni, negli anni 90, scusa, la fine degli anni 90, in cui il mondo sembrava aprirsi, siamo tornati indietro e ci si chiude. Trump dice prima l'America e la Lega dice prima gli italiani, salvo poi dire prima i lombardi, prima i pugliesi, cioè, Bolsonaro dice prima i brasiliani e via. Esatto, ecco, infatti ho dimenticato, c'è anche Bolsonaro in questa allegra compagnia. E quindi un mondo più stretto, un mondo più piccolo, forse per tanta gente che poi ha votato e vota questi partiti cosiddetti sovranisti, rende più tranquilli, più sicuri. Quindi perché la dimensione nazionale è una dimensione che funziona meglio? Per come attecchisci? Sì. Rientra nel discorso di prima, confini più stretti rendono più semplice, rende più facile capire che cosa ho intorno. No? Se sono un individuo della popolazione mondiale di 7 rotti miliardi di abitanti, ciò che è fuori di me e che devo capire sono altri 7 miliardi e qualcosa di attori che possono fare o non fare delle cose, no? Se invece tutto si restringe il più possibile al mio giardinetto privato, ho sicuramente molta più possibilità di avere il dominio degli eventi e di conseguenza sono meno spaventato di quello che può capitare, di quello che mi può essere portato via, di quello che potrei perdere. Se tu guardi al cinema, a te piace sicuramente il cinema. Assolutamente. Ti sarai accorto che negli ultimi 20-30 anni è esploso un filone che è quello dei disaster movie. Certo, tra l'altro tra i più remunerativi al box. Più remunerativi, sono film ovviamente che richiedono anche budget impegnativi, che sono spesso con degli effetti speciali importanti, eccetera. Adesso è chiaro che il cinema non ha una storia lunghissima, però se prendiamo la letteratura, ti viene in mente qualche disaster book dell'Ottocento? Infatti zero. Cioè, Edgar Allan Poe, come dire, riusciva a spaventarti, ma raccontandoti cose molto più... Beh, qualche libro sulla peste magari, ma era più un racconto storico quello. Esatto. Perché era accaduto. Storico, ma disaster book non mi pare di ricordarne, sì. No? E questo testimonia secondo me tantissimo quanto oggi siamo carichi di paura, non di quello che, come dire, accade nell'ordinario, perché in effetti... Siamo, come dicevamo prima, in una condizione di benessere inedito, no? Per l'umanità. Ma noi siamo molto spaventati all'idea di perdere quello che abbiamo, che arrivi qualche disastro che sconvolga totalmente la nostra esistenza, che a dispetto del nostro brontolio, in realtà, diamine,
ci piace, perché altrimenti non si spiegherebbe tutta questa come dire, domanda, che è l'unica cosa che giustifica la proliferazione di disaster movie, no? Ma d'altronde sulla paura poi posso pensare a quello, un tema che mi è caro, che è quello della comunicazione sulla paura, e passo ancora magari anche al tema della pandemia. Si fondano anche i successi commerciali del giornalismo. Il giornalismo non vedeva l'ora di trovare una cosa così ghiotta come la pandemia per arrivare a un altro elemento di paura. Ma a proposito di pandemia, volevo chiederti: può essere che con questa pandemia il sovranismo, e anche con la sconfitta di Trump, il sovranismo inizi a calare, ci sia un po' la fine del sovranismo, vedi una luce all'orizzonte, oppure continueremo a vedere questa moda europea e mondiale di atteggiamento nei confronti degli altri? Allora, molto secondo me dipende dai non sovranisti, diciamo così, perché Trump ha perso le elezioni con 70 milioni di voti. Non è che non l'abbia votato nessuno, eh? L'ha votato molta più gente di quanto l'aveva votato nel 2016. Quindi sono cose che non bisogna dimenticare. Tra l'altro, molto spesso, come dire, si tende a pensare che il sovranismo sia, o il populismo, insomma, sia la manifestazione di un impulso che arriva dal basso. Come dicevamo prima, c'è la pigrizia dell'individuo, la domanda di risposte semplici per problemi complessi. Però c'è anche il meccanismo inverso, c'è anche il condizionamento che la politica sovranista, le politiche populiste fanno sugli individui. Ti faccio una domanda, per esempio, no? Se un presidente avesse detto ai suoi elettori, se andate a votare per me, andateci indossando una felpa rossa, e dopo di questo avesse proposto di annullare il voto di tutti quelli che non erano vestiti di rosso quando hanno votato, penso che ci sarebbe stata un'insurrezione generale, non pensi? Beh, certo. No, perché cioè, è un palese tentativo di classificare gli elettori, un po' come faceva Achille Lauro, che ti dava una scarpa, poi quando votavi per lui ti dava l'altra per completare il paio, no? Meccanismo vecchio, certo. Un modo per classificare gli elettori in base alla modalità che scelgono per votare, giusto? Ecco, la stessa cosa, se vuoi, è accaduta con il voto postale. Cioè, essendoci una pandemia in corso, i democratici hanno sostanzialmente invitato a fare uso del voto postale per fare in modo che non ci fossero assembramenti il giorno del voto, non si dovesse stare in coda e ti potessi gestire le cose anche nel lockdown. E Trump già sapeva che non era il metodo dei suoi elettori. Soprattutto lo sapeva, perché lui diceva di fare il contrario. Di fare il contrario. Cioè, io comincio ad avere il sospetto che la gestione ipernegazionista che Trump ha avuto di questa pandemia, che se ci pensi non ha uguali, cioè nemmeno i vari Bolsonaro, Boris Johnson sono stati così estremi nel dire se ne va da sola, non bisogna fare niente, non c'è, comportatevi come se non ci fosse, perché è stato totalmente irresponsabile l'impianto di consulenza intorno alla Casa Bianca, Fauci eccetera, è una consulenza scientifica, ha dato pareri costantemente diversi, e lui li ha derisi, ignorati, ha minacciato 10.000 volte di rimuovere Fauci, anche fino al giorno prima delle elezioni, aspetto l'esito, poi lo licenzio subito dopo. E come dire, la domanda del come mai una scelta così strampalata, no? Cioè, così tanto estrema, cioè non, che bisogno aveva di essere così? Beh, la risposta potrebbe essere che voleva veramente polarizzare il comportamento degli elettori, fare in modo che in person votassero gli elettori repubblicani, e quindi che ci fosse, come dire, tutta una sbandata rossa in realtà c'è riuscito poi. Alle urne, ed è andata esattamente così, no? E una specie di plebiscito blu nel voto postale. Dopodiché, quando ha costruito questa polarizzazione, ha iniziato già molto prima del voto a demolire la credibilità del voto postale. Guarda che è molto simile alla dinamica del vestitevi di rosso e poi dire che chi non è vestito di rosso ha un voto nullo. Sì, sembra quasi identica, voglio dire. Solo che, come dire, ha un'altra forma, anche perché se lui avesse detto chi vota per me si vesta di rosso, naturalmente la controparte
per ridurre l'impatto avrebbe semplicemente fatto la stessa cosa, no? Cioè io voglio votare democratico, mi vesto di rosso e mi tutela dal rischio che mi cancellino il voto. Certo, ma siccome, naturalmente... siccome il tema è la pandemia e ti dicono guarda è meglio se voti per posta per evitare come dire assembramenti eccetera, diventa un po' come dire complicato decidere di fare il cavallo di Troia e di andare a votare in person solo per evitare questa separazione tra voto in persona e voto postale, no? Ovviamente abbiamo detto che Trump porta dietro con sé, nonostante abbia perso, lui si proclama ancora vincitore, porta con sé, cioè l'eredità di Trump, quel numero di voti è ancora lì, questa radicalizzazione forte che si sta avendo in America è ancora sarà ancora presente, ma è anche vero che comunque Biden cambierà il suo modo di fare e Biden ha già detto, ad esempio mi ricollego poi a Boris Johnson all'Inghilterra, ha già detto i nostri primi interlocutori sono gli europei e ha fatto capire trova un accordo con l'Europa altrimenti ci saranno problemi e sembra già che qualcosa stia cambiando. Adesso non so se è stato, parlo dell'Inghilterra, parlo della Brexit, qualcosa si sta muovendo in quella direzione. Boris Johnson ha licenziato un paio, tra cui Cummings che era l'ideologo della Brexit più dura, e addirittura in questi giorni si sta parlando di un possibile riavvicinamento per una Brexit con deal piuttosto che senza, perché ovviamente Boris Johnson adesso ha un alleato in meno. Quindi può essere anche questo un elemento positivo che può far pensare che anche la Brexit sarà meno dura di quella che ci aspettiamo. Cosa dobbiamo aspettare? Beh, allora lo scenario è sicuramente cambiato, perché per Boris Johnson lo scenario precedente era la possibilità di fare degli accordi bilaterali con gli Stati Uniti trovando una controparte molto disposta ad ascoltare, perché anzi l'obiettivo di Trump era proprio quello di possibilmente disgregare l'Unione Europea e fare accordi bilaterali coi singoli stati da una posizione di forza, perché figurati un accordo tra Portogallo e Stati Uniti che tipo di sbilanciamento può avere a vantaggio degli Stati Uniti in termini di potere contrattuale, no? L'approccio di Biden verso la multilateralità chiaramente ribalta completamente le cose, cioè prima si parla con l'UE e a questo punto per UK c'è un incentivo a trovare un accordo, un dialogo in questi 40 giorni che mancano alla fine dell'anno con UE per trovare un deal che l'Unione Europea è disposta come dire, sicuramente ne ha offerti diversi, non è disposta a recedere da determinati punti, insomma. Ti faccio una domanda che è parte della questione sovranismo, ma probabilmente ci dà là per una futura trasmissione. Sempre stando alle notizie degli ultimi giorni, ha fatto un po' rumore questa intervista del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, alla Repubblica, sulla questione del debito, che è uno degli argomenti poi particolarmente a cuore dei sovranisti, soprattutto quelli italiani. Una cosa che a me fa ridere sinceramente, che in buona sostanza dice, la butto lì da uomo della strada, a te faccio spiegare, ok, è anche arrivato il momento di accantonare i debiti, non pagare i debiti e andare avanti, l'Europa si faccia carico. Adesso lo dico così, ovviamente non è assolutamente questo... una roba tipo l'Europa cancelli i debiti contratti per il Covid. Ecco, ma è possibile una cosa del genere? Dopo 23 minuti di podcast non abbiamo il tempo di... e infatti soltanto un modo per agganciarci per una prossima puntata. Io direi che i nostri ascoltatori hanno un motivo in più per ascoltare la prossima puntata, perché parleremo a questo punto completamente di questo. Parliamo completamente di perché, questo. Perché in parte un pezzettino magari ci dacci può un assaggio. È possibile? È possibile dire ragazzi abbiamo scherzato, basta, non facciamo debiti, se li accolla chi? La BCE. Beh, la BCE li ha già comprati quei titoli. Il problema è che allora cancellarli dal lato nostro, lui Sassoli ha parlato di l'Europa cancella il debito, l'Europa in realtà è il debitore, no? E i singoli stati sovrani anche sono dei debitori, quindi da loro l'iniziativa di cancellare il debito ovviamente è impensabile, perché significa semplicemente fare default, nel senso di annunciare, cioè l'unico modo che un debitore ha per non onorare i suoi debiti è dichiararsi insolvente. Quindi eventualmente la cancellazione del debito viene da chi è creditore, in questo caso per esempio la BCE, oppure noi risparmiatori,
che abbiamo dei BTP, no? Potremmo decidere di annullarli se qualcuno ne ha voglia, lo Stato ringrazierebbe. La BCE ha nel proprio attivo di bilancio dei titoli di Stato che ha comprato in tutti questi anni di quantitative easing. Però il bilancio della BCE è fatto di attivi ma anche di passivi. Quindi magari la prossima volta con un po' quindi più nella prossima puntata faremo in modo ci dedichiamo a capire questa cosa, che non è completamente impossibile, ma sicuramente non è come nelle persone, nella mente delle persone normali, diciamo così, delle persone comuni non attrezzate di argomenti finanziari, probabilmente pensano che sia, come dire, come tirare una riga di penna su un quaderno dei debiti. Non è così. Non è proprio così. Perfetto, abbiamo svelato il contenuto della prossima puntata. Cercheremo di essere, cercherai tu soprattutto di essere chiaro nello spiegare questa storia che ci portiamo avanti da tempo, questa idea, no, ma non paghiamo i debiti, stracciamo tutto. Cercheremo di essere chiari su questo perché davvero è interessante. Seconda puntata che finisce qui, grazie a Leo Gentile che è a Milano. Da Manchester è tutto, ci rivediamo la prossima settimana con l'economia per tutti. A presto a tutti, ciao! Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.